Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo post GP. Sarebbe dovuto essere un weekend spettacolare perché questa volta MotoGP e Formula 1 erano in scena a Silverstone e a Spa. Quello che vi ho appena fatto vedere in sintesi in quei 30 secondi è stato un po' il Gran Premio di Formula 1. Una pagliacciata, ma allora precisiamo le due cose. Allora, sono sicuro, sono convinto che le condizioni erano impraticabili, perché andare a 270-280 all'ora su un mare d'acqua con la visibilità ridotta, senza vedere nulla, mi può star bene. Ci sta che la sicurezza, il Gran Premio non si poteva correre. Non voglio parlare di deroghe, di gara il giorno dopo, di ritardare, anticipare, non dare punti. L'unica cosa che mi sento di dire è fare quei tre giri dietro safety e concludere una gara, fare una permissione e dare dei punti che non significano nulla praticamente, perché è ingiusto, è una gara che non si è fatta. Per chi doveva recuperare e poteva recuperare è stato ingiusto, perché non ha potuto lottare per prendere i punti, così come vanificare del tutto una qualifica tipo spettacolare come quella di George Russell con la Williams sarebbe stato ridicolo allo stesso momento. È una pagliacciata perché il pubblico è stato lì ore e ore dalla mattina per vedere i propri idoli, per vedere la Formula 1. C'è chi magari ha preso un aereo e ha preso l'albergo e tutto, spendere 300 passare di biglietto e poi vedere così sta pagliacciata di 2-3 giri e poi non vedersi rimborsati il biglietto e tutto e prendere una giornata intera a secchiata d'acqua. Ecco, veramente mi sembra quella la cosa ridicola. Detto questo, spero di non vedere mai più una situazione del genere. MotoGP era in scena a Silverstone, Gran Premio che dalle premesse mi aspettavo a dire il vero più spettacolare. Quartararo lo davo come favorito dopo le prove e così è stato. Ha atteso il suo momento in gara, ha passato i suoi rivali uno ad uno e se n'è andato in scioltezza. Ormai il titolo, penso, salvo avvenimenti, che ci sia suo. Non c'è un vero antagonista, anche perché i suoi maggiori rivali, Mir e Bagnaia, sono stati traditi dai pneumatici, così come Valentino Rossi. E io non so come veramente come sia possibile una casa come Michelin fare queste cose. Non sono nuovi a questo tipo di situazioni, ogni anno due o tre volte succedono queste cose, ma sono anni che col monogomma, io se non voglio dire favoriscono uno, favoriscono l'altro, ma sono troppe differenze da un set all'altro. Un sacco di piloti anche nel tempo, anche Dovizioso e altri piloti, gli anni precedenti si sono lamentati che non c'è mai un treno uguale all'altro, e tu fai un setup o una gomma ti dura 15 giri, è lo stesso stile di guida e un altro te ne fa 3. Il campionato così è condizionato, non saprei. L'unica cosa secondo me davvero sarebbe di tornare a una scelta almeno di due case costruttrici di pneumatici, che sicuramente daranno il massimo una per battere l'altra, e così ogni moto e ogni pilota ha la possibilità di scegliere in base al proprio stile di guida e alla moto e il tipo di pneumatico da utilizzare. Detto questo, dopo Fabio Quartararo abbiamo visto Alex Rins, che finalmente ha fatto una gara alla Rins, quello che mi ricordavo, col suo talento, con la costanza, e se si mettesse in testa di fare sempre gare così con la testa, ragionare e non andare sempre in terra, esagerare e quant'altro così, secondo me avrebbe tantissimi punti, perché è sempre in posizioni da podio o sempre lì appena giù dal podio, terzo, quarto, quinto, e in campionati come questo abbiamo visto che la costanza premia tantissimo e lui avrebbe le qualità spesso per stare a podio e vincere delle gare, e quindi il fatto che tu fai una gara bene e quattro ti stendi, ovviamente questo ti compromette un po' il tutto. Spero di rivederlo al più presto ancora lì sul podio. Finalmente primo podio in MotoGP per l'Aprilia. Aleix Espargaró ce l'ha fatta. Come ho detto da inizio stagione nei post GP precedenti, se avete ascoltato, ho sempre detto secondo me è maturo anche dalle prime gare. Un podio quest'anno per l'Aprilia ci sta, era sempre lì in zona. Ce l'ha fatta, ovviamente non so se con le defiance di Mir e Bagnaia a questo podio sarebbe arrivato. Comunque Espargaró è stato bravissimo, si è difeso dagli attacchi di Jack Miller gli ultimi due giri, è conquistato un podio meritato per lui e per Aprilia, che ora vediamo se farà il vero salto di qualità con Maverick Vinales, e con una moto così competitiva come sembra adesso, capace di lottare per il podio in più Gran Premi, e se Maverick riuscirà a dargli quel salto di qualità in più. Yamaha, come dicevo prima, profondo rosso, escluso Quartararo, Rossi che ha fatto la sua migliore qualifica della stagione in gara, dopo essere stato un pochino col treno di testa, dopo qualche giro ha accusato un degrado gomme esagerato, cioè non è che vi dico
uno può peggiorare, andare mezzo secondo più piano, consuma le gomme 3-4 secondi, 5 secondi al giro da non stare più in piedi, così come Mir e Bagnaia. E come ripeto prima, qui Michelin deve sicuramente delle spiegazioni. Craziolo, che ha preso il posto di Vinales per questa gara, guarda, ha fatto il suo, non si può chiedere di più. Dixon uguale, il suo esordio completo su una MotoGP. La Honda, che con Paul Espargaró ha centrato la prima pole. Uno direbbe, madonna, prima pole della Honda, chissà chi l'ha fatta, MM93. Invece no, Espargaró ha fatto una qualifica bestiale della madonna, prendendosi tutti i rischi del mondo. Poi ha fatto una gara dignitosa, così come Marquez e Nakagami, comunque in gara sono venuti su. Ha dimostrato che questa era una pista dove Honda va forte, comunque ed è competitiva. E quindi chissà che Marquez in gara non avesse potuto fare podio barra a dare il pensiero di Quartararo. L'incidente con Martina all'inizio, mi sento di dire che non gli è venuta bene. Allora, si voleva sicuramente appoggiare, ma gli è andata male, è caduto anche lui, gli si chiuse davanti. E secondo me l'ha data un po' per ripicca, per quello che Martina aveva fatto due curve prima. Io penso che sia così, conoscendo Marquez. E Martina l'ha presa anche bene, insomma, ha detto una volta io, una volta lui, ci sta, è tutto, quindi pace fatta. Però erano due seri pretendenti per il podio di quest'oggi. KTM, che ha fatto veramente fatica questo weekend in questa pista, in qualifica soprattutto, e in gara si è un po' salvata, è riuscita a trattare bene le gomme, quindi con Binder un po' e anche gli altri, Petrucci un po', Olivera, sono risaliti nel finale. I rookie hanno fatto un po' di fatica in qualifica, questa è una pista molto da guidare, molto tecnica, molto larga, e quindi arrivare ai tempi dei primi non è per niente facile. Però anche Marini, Bastianini comunque sono stati molto meglio in gara che in qualifica. Ora, dopo questo Gran Premio, si va ad Aragon in Spagna. Quartararo può mettere la vera cinghiata finale sul campionato. Mi aspetto un Marquez, come sempre, sulle piste che vanno a sinistra, anti-orarie, sempre al top della forma. Ma io, anche se il titolo non è ormai più possibile, praticamente direi, io spero veramente di vedere la prima vittoria di Bagnaia in questa stagione. Formula 1 invece, che andrà in scena subito questo fine settimana a Zandvoort, pista nuova per la Formula 1. A me il layout sinceramente da gara non mi piace, è una pista bella da vedere, sali, scendi e tutto, ma è molto stretta, non so come le Formula 1 possono stare molto attaccate. E vedremo se riusciranno a stupirmi. Detto questo, come sempre, io vi ringrazio di avermi seguito, essere stati con me. Commentate qui sotto cosa pensate anche voi di quello che è successo a Spa. Vi ricordo come sempre di lasciare un like, iscrivervi al canale, e noi ci vediamo ai prossimi post GP. Ciao a tutti!